nel mentre il governo sordo e cieco fa finta di non vedere che succede nel paese reale, questa mattina abbiamo assistito ad un'ennesima protesta, ma non una protesta di scalmanati o di persone che hanno tempo da perdere, ma di persone che di mestiere fanno soccorso, la Croce Rossa. Un decreto che sta alla firma proprio oggi del governo, ancora una volta prevede che quando si tratta di risparmiare qualche euro, lo vanno a prendere sempre alle fasce sociali più deboli e a quelli che devono aiutare le fasce sociali più deboli. Così invece di togliere i privilegi alla casta, alla cricca, a tutti gli sprechi della politica, oggi vorrebbero decidere di togliere di mezzo ancora una volta centinaia e centinaia di lavoratori dell'assistenza, quella più importante, quella immediata, quella d'urgenza, quella in mezzo alla strada. Una protesta contro un governo sordo e cieco che deve essere combattuta. Io quindi ho portato qui i rappresentanti di quella protesta, che sono persone che vogliono semplicemente essere ascoltati, perché far capire come le loro ragioni sono ragioni che interessano a tutta la collettività. Morale della favola. Nel mentre si discute, abbiamo che anche nel settore pubblico si sta facendo lo stesso scempio che si sta facendo nel settore privato, vale a dire realtà che si occupano da 20 anni, che stanno aspettando di passare di ruolo, dopo 20 anni di lavoro, sfruttando le pieghe di una legge scritta male e bypassando il lavoro che sta facendo la apposita commissione al Senato, in via d'urgenza e alla chetichella, quest'oggi sta emanando un decreto che semplicemente manda a casa quasi un migliaio di persone, sic et semplicemente, nel più assoluto silenzio omertoso delle istituzioni e a cominciare anche da alcune commissioni parlamentari che dovrebbero impedire che il governo faccia questo prima che venga fatta la dovuta verifica.